Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi nuovamente un first impressions. Lo so che in questo periodo ne sto facendo parecchi, ma mi piace un sacco testare cose sia comprate da me che alcune che le aziende mi inviano per farvi sapere se sono prodotti validi o meno. Questa volta il prodotto che andremo a provare insieme è il rossetto liquido, chiamato in questo modo ma in realtà è una tinta labbra, di Bottega Verde. Questo prodotto l'ho acquistato io con i miei soldi, non è una collaborazione, però ci tenevo a farvi sapere la mia opinione su questo, in primis perché molti di voi me l'hanno chiesta, secondo perché vedo che ultimamente sta spopolando sul web, per cui ho detto ma sì, proviamolo. Dunque, le colorazioni uscite, vi dico subito quali sono. Sì, sono 8, ovvero rosa seta, un rosa abbastanza chiaro, un po' anonimo per i miei gusti, un malva bellissimo, l'unica pecca è che è leggermente brillantinato, e considerando che io ho la tinta sia NYX Lingerie sia Vanguard di Mulac, un altro malva, ho detto no. Poi c'è Anguria, che è un bellissimo rosso, però io ho già quella di Sephora. Poi c'è un rosso bacio, un rosa velluto, che è simile a un'altra tinta di Sephora. Poi Geranio, che è quella che ho preso io, Amaranto, che è molto famosa ed è veramente molto bella, però secondo me di meno sta bene. Poi Rosa Shocking, che ce n'ho proprio a migliaia. Diciamo che le colorazioni che Bottega Verde ha messo in commercio sono abbastanza anonime, devo essere onesta, cioè se voi siete alle prime armi con le tinte labbra ci andrete a nozze, perché sono i colori più famosi, ecco, quelli più comuni. Se invece siete come me abbastanza sempre alla ricerca di colori particolari, perché magari ne avete già tante, potreste trovare una, massimo due colorazioni carine, restanti le avrete sicuramente già viste se siete molto appassionate. Io per esempio le avevo già viste tutte e inizialmente, devo essere onesta, ero andata lì per il color malva, perché considerate che avevo intenzione di comprare queste tinte da Bottega Verde da circa un paio di mesi, e un paio di mesi fa ero strafissata con Vanguard e quindi ne volevo anche un'altra da prendere, insomma, su quello stile di colore, soltanto che poi una volta anche ricevuto le NYX Lingerie mi è sembrato totalmente inutile avere 10 colorazioni identiche sul malva, anche se è un colore meraviglioso. Per cui ho ripiegato su Geranio, che mi ha colpito particolarmente, era il numero 08, appunto, Geranio, e è un colore molto molto... questa è la scatolina innanzitutto, poi magari vi metterò un close up. La scatolina in realtà non è che mi faccia impazzire, perché ha dei colori un po' così, e anche il packaging, devo dire, del prodotto è abbastanza cheap. Mi stavo dicendo, insomma, è un color rosso però sull'aranciato. Io ho tantissimi rossi, però mi sembrerà strano, non avevo ancora un rosso sull'arancione quasi. È un colore veramente molto molto estivo. Considerate che me lo sono provato sulle mani, ovviamente in negozio, e mi ha colpito tanto. Sono uscita fuori, inizialmente nel negozio ho detto poi sono uscita fuori alla luce e ne sono rimasta veramente rapita, mi è piaciuto tantissimo. Era un colore visto e rivisto, ma che io personalmente non avevo, e per l'estate mi è sembrato ottimo. Spero più che altro mi stia bene, ho fatto un trucco il più semplice e neutro possibile, in modo tale che insomma questo potesse starci bene. E vorrei aprire, diciamo, una piccola parentesi sul prezzo. Queste qua costano, mi sembra, 14,49 o 14,99, una cosa del genere, che per me è un prezzo esageratissimo. Secondo me 14,49 è troppo, già vi dico di non prenderle a 14,49, anche se io ancora non l'ho mai provata. Invece io l'ho presa in saldo al 50%, che c'è proprio in questo periodo, considerate io l'ho presa una settimana fa, però penso che duri almeno un altro mesetto. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata. A 7,49 già ci siamo, se funziona e promette l'estrema durata, come dice, 7,49 per me è ottimo come prezzo, ma considerando le colorazioni e comunque le dimensioni del prodotto, per 14,49, anche se questa resterà fino a tra tre giorni, vi dico subito di no. Allora, io direi che vi zoomo un pochino così vedrete bene l'applicazione, e mi sono dimenticata naturalmente di dirvi che questo sarà uno di quei test che dura tutta la giornata. Vi dico subito che ore sono, così ci regoliamo. Sono, spero si veda, le 15:22, quindi le 3:20 del pomeriggio. Io vorrei tenerla fino a circa le 11 di mezzanotte, stasera vado a cena da mia nonna. E lo sapete, le nonne mettono olio anche dove non ce n'è bisogno, per cui insomma se questa resiste all'olio di mia nonna, direi che il test era superato. Quindi adesso vi zoomo e vi faccio vedere bene l'applicazione. L'ho presa una settimana fa e pensate quanto vi voglio bene. Dopo una settimana non l'avevo ancora provata, è stata sulla mia scrivania, però ovviamente se seguite il vlog l'avrete vista, è stata sulla mia scrivania con questo pacchettino, cioè sulla mia doletta, scusate, così per una settimana e ogni giorno, quando giungerà il momento di provarti, eccolo qui. Allora, come vi ho detto, vi metterò un close up per vedere meglio il prodotto, e adesso andiamolo a provare.
Volevo vedere se c'era scritto qualcosa. Ah sì, mi ero dimenticata di dirvi che qui c'è scritto rossetto liquido tenuta estrema, quindi non la chiama tinta labbra, però è una tinta labbra, con olio di rosa bianca e vitamina E. Ho letto un pochino di recensioni, dicevano tutti che regge tantissimo e che idrata bene le labbra, quindi non le secca troppo. Io vi farò naturalmente sapere la mia opinione più personale e obiettiva possibile. Solito odore da tinta labbra. Andiamola a provare. Allora, il colore è subito pienissimo, come avete visto sono andata dall'alto molto leggera ed è esattamente il colore che volevo, ovvero un bellissimo colore arancione. Ora la applico tutta e poi vi faccio sapere. Ok, questa è una sola passata, io vorrei andare a ridare leggermente il colore in alcuni punti perché lo vorrei un pochino più intenso, comunque già una prima passata va benissimo. Ok, ho appena finito di applicare la seconda passata, ma una passata veramente molto leggera, non pesante quanto la prima, in alcuni punti, e devo dire che si è già praticamente asciugata quasi. Cioè, è già subito opaca, questa cosa mi piace moltissimo, perché alcune tinte ci mettono un po' di tempo. Io direi che è anzi già pienamente asciutta, proviamo a fare la prova del no transfer. Qualcosa lascia, ma veramente pochissimo. Lo lasciamo asciugare un altro pochino, vi faccio sapere tra 2-3 minuti come sta la situazione. Ok, vi dico subito che ore sono, così capirete quanto tempo è passato più o meno dall'applicazione. Sono le 15:30, di qualche minuto, ecco. Ora vediamo se lascia qualche residuo. Un leggero allora, non so quanto vedrete dalla telecamera, ma comunque è veramente un leggerissimo, mi guardo allo specchio così vi dico, è un leggerissimo alone, quasi impercettibile, insomma. Lo noto perché so che l'ho fatto, altrimenti se me lo trovassi così forse nemmeno ci farei caso. Allora, il colore mi piace tantissimo, è esattamente quello che mi aspettavo ed è esattamente identico a quello che promette essere, insomma, sul packaging. Mi piace veramente moltissimo. Trovo che con questo rigone, rigozzo di eyeliner, chiamatelo un po' come volete, e con questo, diciamo, lupetto nero stia particolarmente bene e diciamo dia un tipo di risalto al mio viso e alle mie labbra. Mi piace veramente molto, è un colore estremamente estivo, infatti secondo me questo nel periodo invernale però ovviamente poi dipende dai gusti, certamente questo è il mio, personalissimo. Però devo dire che mi piace, la trovo super confortevole per adesso, non appiccica le labbra, non fa quel fastidioso effetto che sapete che fanno alcune tinte labbra, come per esempio quelle NYX, che io amo la follia, ma le lingerie, per esempio quando le mettete e fate così, si attaccano e si separano così, quella cosa che a me personalmente dà urto. Queste invece no, come potete vedere, non si appiccica minimamente ed è completamente, come potete vedere, ha ben aderito alle labbra. Io adesso sono appunto le 15:30 e vi farò vedere gli aggiornamenti man mano vi va avanti la giornata e concluderò più o meno questo first impressions a test verso le 11, mezzanotte di sera, e vi farò sapere se questo prodotto regge. Secondo me sì, perché mi sembra abbia attaccato in maniera abbastanza bene alle labbra. Comunque vi farò sapere. Allora, sono lei, vi faccio subito vedere col telefono di Flavia, che è qui ospite della mia macchina. Ciao a tutti. Allora, sono le 19:29, giusto? Io no, 26. Le 19. Ma va. Sono le 19:26, quindi praticamente le 7:30. Io ho iniziato a fare questo video alle, cioè, ho messo il prodotto alle 3:30. Per cui insomma sono passate più di 3 ore, 4 ore. Se sappiamo fare bene i conti e sta benissimo. Io ho mangiato semplicemente, cos'è che ho mangiato? Un pezzetto di bagel sua. Dal pretzel. Pretzel, scusate. E poi abbiamo bevuto un tè, una sorta di tè. Identificato. E guardate anche come sta bene. Cioè è perfetto, considerate, è identico tale e quale a quando l'ho applicata, per cui per adesso sta resistendo benissimo. Tu che ne dici, com'è dal vivo? Che sta resistendo benissimo. Vero, sta benissimo praticamente, lo adoro. Infatti di all'inizio del video mi sono spertigata. E adesso andremo a cena da mia nonna e dopo vi farò vedere come, in quali condizioni versa il prodotto. E che mangiamo da tua nonna, così mettiamo costi e grasse, non lo so ancora.
La partita. Rolando time. È partita. Io ho capito adesso in che porta devono segnare. Che buono. Questo sta benissimo per adesso. Vero? Bianca come il latte. Rossa come potete capire. Per un nuovo update sono le 11 e 8, come potete vedere. La tinta che mi vedete in questo momento sulle labbra è la stessa che ho applicato con voi alle 3:30, non l'ho mai più ritoccata e ci ho fatto praticamente quasi 7 ore e mezza, insomma, e guardate in che condizioni versa, è praticamente identica a quando l'ho messa, solo leggermente più degradé sui lati e qua. Però, considerando che avete visto quello che ho mangiato, nel caso in cui qualcuno di voi non avesse ben individuato cosa avessi cenato, vi dico che ho mangiato fiori di zucca fritti, insalata con aceto, olio, limone, quindi insomma cose molto grasse, insomma piene d'olio, che come sapete l'olio è l'ingrediente peggiore per le tinte labbra opache. Poi ho bevuto il caffè, ho mangiato il gelato e tutto, ho fatto questo, in più ho bevuto ovviamente un sacco di volte perché fa molto caldo, sempre con questa tinta e senza averla mai ritoccata. Io direi che è in perfette condizioni, non posso fare altro che promuoverla a pieni voti, cioè veramente il voto massimo che gli do, insomma 10 e lode, insomma voto più alto che immagino glielo do, perché secondo me ne vale veramente la pena. Vi ricordo che insomma il discorso che vi ho fatto prima, i colori non sono particolarissimi, quindi se ne trovate qualcuno che vi piace, anche se non è niente di super, insomma a 7,49, quindi alla metà, ve la consiglio perché dura veramente tanto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando thumbs up, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, noi ci vediamo alla prossima, ciao!